amici di Dottor Dore Fons, oggi spiegheremo come eseguire una formattazione a basso livello. Che cos'è e come eseguirla? Allora, innanzitutto dobbiamo capire in realtà che cos'è una formattazione a basso livello. Una formattazione a basso livello permette di formattare il vostro hard disk completamente, quindi rendere impossibile il recupero dei dati. La formattazione a basso livello serve principalmente se avete dei problemi sul vostro hard disk. Cosa voglio dire? Se per esempio avete dei settori danneggiati o inizia a fare degli strani rumori, oppure non con la formattazione tradizionale non riuscite a formattarlo, allora l'unico modo per poter rimediare, quindi tentare la sua salvezza, è appunto fare una formattazione a basso livello. Per poterlo formattare a basso livello esistono diversi programmi. Io consiglio questo programma qua, Hard Disk Low Level Format Tool. Questo permette di formattare il vostro hard disk tramite la procedura a basso livello. Ovviamente dovete collegarlo tramite un dispositivo esterno. Io consiglio di acquistare un kit che si chiama USB 2.0 to SATA IDE Cable. Vi faccio vedere qual è, in poche parole è questo kit. È un convertitore che vi permette di collegare l'hard disk SATA sul vostro computer tramite la porta USB. Questo convertitore io già l'ho acquistato, quindi quando ho dei problemi faccio questa formattazione a basso livello e generalmente sono riuscito a risolvere il problema. La formattazione a basso livello serve anche se dovete vendere il vostro hard disk, quindi se per esempio volete darlo a qualcuno o venderlo. È un modo utile per cancellare il tutto definitivamente e quindi è anche una questione di privacy per evitare che qualcuno magari cerchi di recuperare i dati o utilizzare programmi a pagamento per il recupero dei dati. Vi lascerò il link in descrizione su questo programma, ce ne sono tanti altri, quindi non saprei dirvi quale sia il migliore, comunque sta di fatto che questo qua è un ottimo programma, per fare questo tipo di formattazione. Molto bene, per questo video è tutto, spero che il video vi sia stato utile. E un'altra cosa, avevo deciso anche di aprire un forum. Ci sto ancora pensandoci, sinceramente, solo che tra studio e lavoro purtroppo non ho molto tempo per farlo, ma soprattutto non ho molto tempo da dedicare perché, come ben saprete, sul forum bisognerà essere attivi. Quindi sono un po' indeciso nel fare questa cosa e non so se la farò o meno. Comunque sta di fatto che se avete domande da inviarmi, scrivetemi sul mio account di posta che è scritto sulle informazioni del mio canale. Scrivetemi quello che volete, anche le cose brutte, ragazzi, le accetto lo stesso perché si sa che nessuno è perfetto, per cui ogni canale ha i suoi pregi e ha i suoi difetti. Quindi se avete qualcosa da aggiungere o che mi potrete dire, magari qualche suggerimento, qualche consiglio per migliorare, sarà molto ben accettato e preso in considerazione. Per questo è tutto e vi ringrazio della visione.